arriva dal mare, più forte dell'impeccio. Come rampiche di vento, questo cuore bianco nero, batte forte, pazzo per il centro. Amici all'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepore, Vincenzo Calvanese, Angelo Cupisti, ben ritrovati sulle nostre frequenze per gara 2 dei playoff scudetto, quarti di finale di hockey su pista Massimo Campionato. Partita di andata sabato a Bassano. Vittoria del centro giovani calciatori per 4-2. Questo è un ritorno importante perché in caso di vittoria la formazione di Alessandro Bertolucci può chiudere subito i conti ed evitare l'eventuale bella. Vediamo le formazioni: il Bassano in maglia grigia schiera con il numero 18 Dal Monte, con il numero 2 Bertollo, con il numero 5 Menon, con il numero 7 Baggio, con il numero 15 Giulia, con il numero 17 Barbieri, con il numero 47 De Gerone, con il numero 58 Scuccato, con il numero 74 Battista Das Neves, con il numero 30 Merlo. Allenatore il signor Massimo Barbieri. Sono assenti Canesso e Panizza per infortunio nelle file dei veneti. Il centro giovani calciatori schiera Torre, Bertolucci, Vecoli, Paragi, Puccinelli, Ventura, Gavioli, Montigel, Costa e Barozzi. Allenatore il signor Alessandro Bertolucci, è squalificato nel centro giovani calciatori Samuele Muglia. Gli arbitri sono i signori Galoppi di Follonica e i giovani di Eboli. Gli arbitri ausiliari sono i signori Capparelli ed Alessandro di Viareggio. Dopo questo annuncio dello speaker roboante all'interno del Pala Barzacchi, che si sta riempiendo leggermente, il pubblico continua ad arrivare sulle tribune del palazzetto viareggino anche con il gruppo autonomo che si fa rivedere sulla tribuna est dietro lato Monti. Tornato anche il tifo caldo, come sentite in sottofondo, vedete anche la bandiera bianconera che sventola, quindi il rullo dei tamburi. Passiamo subito la linea ad Angelo Cupisti per la presentazione tecnica del Bassano, squadra comunque che conosciamo, squadra che si arroccherà come teme il giovane Gavioli e i bianconeri di fronte al loro portiere per rendere la vita difficile al centro. Vediamo come si svilupperà questa partita, Angelo. Sì, buonasera a tutti. Allora, dunque, alla vigilia di questa sfida il tecnico del Bassano Massimo Barbieri ha detto sostanzialmente che proporrà una squadra combattiva, determinata a cogliere un risultato, diciamo, a sorpresa qui al Palo Barzacchi. Nella gara 1 ha dichiarato l'allenatore giallorosso che il Bassano ha dimostrato quello che era sostanzialmente impensabile all'inizio della stagione, cioè quella di arrivare a battersi in questi quarti di finale. Ora che il risultato, questo obiettivo è stato raggiunto, la sfida è ancora aperta e ha promesso una squadra che farà di tutto per poter rigiocare. Purtroppo c'è da dire anche però che il Bassano a questa sfida si presenta senza il suo capitano Panizza, che ha avuto una doppia frattura a un dito del piede e purtroppo sarà lontano dalla pista per almeno un mese, ma gli manca anche Canesso, che ha subito una frattura al nasetto nasale durante l'allenamento. Due assenze importanti, in particolare quella di Panizza, che il Bassano dovrà, al quale il Bassano dovrà rimediare, ma ha dimostrato qui già in gara 1 di essere una squadra molto combattiva.
Intanto vediamo i quintetti che sono scesi in pista in questa fase iniziale, il centro giovani con Barozzi, il capitano Nicola Palagi, Montigel, Ventura e Costa, mentre il Bassano risponde con il portiere Dalmonte, Giulia Barbieri, Scuccato e Neves. Quindi chiaramente saranno anche dei cambi obbligati forse per l'allenatore Massimo Barbieri con queste due assenze, come ha ricordato anche Angelo. Intanto arriva anche un numero esiguo di supporters da Bassano che sono andati a prendere posizione dietro la porta lato mare, dove è difesa in questa gara 2, in questa fase iniziale del secondo tempo, da Leonardo Barozzi. Il tiro da parte della formazione del Bassano, che vediamo deve recuperare, chiaramente dovrà anche scoprirsi per cercare di portare il centro giovani calciatori a gara 3 programmata per sabato. Dopodiché inizieranno martedì 17 le semifinali, dove chi supera questo turno incontrerà la vincente tra Lodi e Monza. Lodi che ha vinto la gara 1 3-2 contro i Brianzoli. Il Bassano, Angelo, così sulla carta dovrebbe anche concedere qualcosa al centro giovani, scoprendosi, per cercare di non fare solo una partita tutta chiusa, ma deve cercare la vittoria ovviamente la squadra. Certamente i giallorossi devono puntare a vincere questa gara 2. Però non ci dimentichiamo che la difesa del Bassano in regular season ha subito, se non vado errato, 73 gol, due in più del centro giovane, quindi sarà una sfida molto importante per quanto riguarda i reparti arretrati, con il duello Giulia e Ventura, in particolare Giulia, miglior capocannoniere del Bassano, con quante reti, ora ve lo dico subito, me lo sono appuntato, con 50 reti, chiedo scusa per questa incertezza, però c'è anche Ventura che ne ha fatte 31, quindi una sfida molto importante in fase offensiva, ma altrettanto determinante in fase di chiusura, con i due reparti arretrati che dovranno contenere il forcing degli avversari. Intanto due conclusioni, una di Costa e l'altra di Ventura, hanno creato qualche problema al portiere, alla difesa. Va a terra proprio Renaldo Ventura, che rimarrà a Viareggio anche se non c'è ancora l'ufficialità da parte della società bianconera. L'unica conferma ufficiale è quella di Davide Gavioli, data dal presidente Alessandro Palagi attraverso Facebook. Non capisce Montigel un passaggio in profondità da parte di Ventura, viene quindi recuperata la pallina da parte del Bassano, che manovra in avanti con Barbieri. La squadra bianconera di Alessandro Bertolucci deve fare attenzione anche a Giulia, giocatore sicuramente tra i più rappresentativi della formazione veneta. Sentite in sottofondo il gruppo autonomo presente stasera, che si fa sentire con i tamburi, con il battito delle mani, per scandire il ritmo della gara. Trascorsi 5 minuti dall'inizio della partita in questa gara 2 dei quarti di finale di playoff del campionato di hockey su pista, siamo sullo 0-0, un fallo di squadra ciascuno per il centro giovani e il Bassano. La punizione assegnata agli ospiti giallo-grigi con la manovra della pallina da parte di Barbieri, figlio dell'allenatore Massimo, mantiene lui possesso della sfera. Il Bassano, che in campionato ha vinto e ha perso con il centro giovani calciatori, la squadra anche nella fase pre-campionato venne a Viareggio a disputare
alcune amichevoli, quindi c'è anche un buon rapporto tra le due società, quella del Bassano e del Centro Giovani Calciatori. Mantiene il possesso della pallina nonostante il pressing nell'angolino di un avversario, Nando Montigella la dà indietro al capitano Nicola Palagi. È chiaro che il centro vuol fare la partita, vuol sbloccare il risultato. Una conclusione da parte di Nando Montigella, andato in gol anche a Bassano. Capisce tutto Palagi, c'è un fallo di pattino molto evidente, ma l'arbitro Galoppi non lo ha visto, non lo ha visto neppure il suo collega Giovine, ma il fallo di pattino c'era tutto in mezzo all'area con questa pallina indirizzata, e lì ci poteva essere sicuramente l'intervento della direzione di gara. Ora il Bassano in avanti, subisce fallo proprio Giulia. Un saluto anche agli amici di Lega Hockey collegati in diretta in streaming qua dalla Pala Barzacchi per questa gara 2 dei quarti di finale tra Centro Giovani Calciatori e Bassano. Il centro ha vinto all'andata 4-2, una partita non facile per come si era sviluppata. Vengono in avanti i giocatori del Bassano, ma viene interrotta la manovra per una irregolarità. Costa per Palagi, fanno molto movimento i giocatori bianconeri, laterale la conclusione di Montigel per Ventura, ancora Costa, c'è l'applauso del pubblico nei confronti della formazione bianconera che sta sicuramente tenendo il possesso della sfera per garantire ovviamente di avere il pallino del gioco. Nando Montigel, come diceva e come si aspettava appunto Davide Gavioli nel corso della nostra puntata di centropista, il Bassano Angelo si difende molto accorto, c'è intanto una conclusione molto forte da lontana di Neves con il portiere Barozzi che non si è fatto sorprendere. Dicevo appunto, il Bassano si pone davanti al portiere Dalmonte, come era anche lecito attendersi. Intanto c'è Barozzi che chiede di andare verso la sua panchina, probabilmente la pallina gli ha preso anche nella visiera e anche sotto il petto. Credo che Leonardo abbia ricevuto una pallinata anche fra la visiera e anche il collo, per cui sta cercando di farsi, ecco, è sottoposto alle cure del fisioterapista, niente di grave dovrebbe risultare. Si stava dicendo Roy della difesa del Bassano, schierata molto, molto stretta davanti al suo proprio portiere Dalmonte, e così ci se l'aspettavamo la squadra di Barbieri, che comunque sta dimostrando sin di questi minuti di avere un'ottima reattività. Leonardo Barozzi, il portierone bianconero, ritorna regolarmente fra i pali. Sentite stasera che c'è davvero un bel clima qua al Pala Barzacchi, finalmente si respira l'aria giusta, quella che ha sempre contraddistinto questa bomboniera via Regina, con questo impianto che ha sempre dato un qualcosa in più alla squadra via Regina. Intanto c'è però il Bassano che viene in avanti, bravo Leonardo Barozzi, che non ha dato la possibilità a Neves di avere lo spazio per girarsi e tirare, e qui è stato pericoloso l'intervento. Intanto ancora una respinta del portiere via Regino su conclusione questa volta di Barbieri. Il Bassano però è arrivato giocandosi la partita a testa alta contro il Centro Giovani Calciatori, ancora un diagonale pericoloso verso l'area bianconera con il Centro Giovani Calciatori che ritorna in possesso della pallina. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gloriosi supporters del Bassano che sono arrivati qua a Viareggio, mentre erano una cinquantina. È andata a botta sicura Nicola Palagi con il portiere Dalmonte che si supera, occasionissima
per il centro giovani calciatori per sbloccare il risultato. Dicevo appunto, sabato una cinquantina di supporters viareggini andati a Bassano che si sono fatti sentire con il loro calore e la squadra chiaramente ha reagito alla grande. Un Bassano Angelo però che è arrivato qua per giocarsi questa gara a viso aperto senza concedere, diciamo, molto per il momento al centro giovani. In questo momento il Bassano sta dimostrando, se ce ne fosse ancora stato bisogno, di essere una squadra molto combattiva, orgogliosa, e che sta impegnando a sua volta il portiere Barozzi, come è impegnato Dal Monte sulle conclusioni di Palagi e di Montigel. Una bella partita che fa onore alle due contendenti. Un rebus potrebbe essere quello della tenuta atletica da parte del Bassano, non avendo, come detto, anche due giocatori come Canesso e Panizza che sono infortunati, e quindi l'allenatore Barbieri ruoterà, diciamo, forse poco i suoi effettivi in pista. Intanto entra Mirko Bertolucci, ha realizzato una doppietta sabato scorso in quel di Bassano, tenta Orei di venire avanti, fermato dai giocatori del Bassano, va a terra un giocatore veneto, per l'arbitro è tutto regolare, recupera la pallina Costa, la dà Mirko Bertolucci, viene in avanti, tenta un guizzo Mirko, in qualche modo ci mettono una pezza, è uscito Montigel per far posto al fantasista bianconero che sembra arrivato a questo punto della stagione in una buona condizione come i compagni di squadra. Ricordiamo l'assenza di Samuele Muglia che sconta la terza giornata di squalifica, quindi chiaramente poi sarà a disposizione dell'allenatore Alessandro Bertolucci per il proseguo di questa stagione che ovviamente qua a Viareggio tutti sperano possa andare avanti oltre questo turno dei quarti di finale. 0-0 per ora il risultato qui al Palabarzacchi. Ricordo che in caso di parità verranno disputati due tempi di 5 minuti ciascuno, dopodiché se il punteggio sarà ancora in parità verranno tirati dei rigori. Vanno a terra Ventura e il numero 74 Neves. Siamo tre falli di squadra per il centro giovani, 2 per la formazione del Bassano. Ancora un tiro da fuori, questa volta di Giulia, con la mano larga va Barozzi a neutralizzare una pallina mandata in avanti da parte di Ventura per Palagi, chiede scusa alzando il braccio Rei nei confronti del capitano bianconero. Sembra comunque che anche Barbieri opti per un cambio, c'è un giocatore del Bassano che si sta riscaldando ai lati della panchina veneta. 13 minuti e 41 secondi alla conclusione del primo tempo, è 0-0 il punteggio qua al Palabarzacchi tra il centro giovani e il Bassano. Barbieri manovra la pallina Giulia, c'è poi un tiro che va alle spalle del portiere Barozzi per il gol realizzato dalla formazione del Bassano. Dovrebbe trattarsi di Barbieri. Barbieri, c'è però anche il numero 15 Giulia che fa festa, i giocatori del centro giovani Mirko Bertolucci e anche capitan Palagi parlano con l'arbitro Galoppi per una presunta irregolarità. Al 13:20 c'è Giulia che porta in vantaggio il Bassano per questo 1-0. Un gol Angelo arrivato con una pallina lì, sembrava vagante, abbiamo visto comunque che hanno accennato anche a una protesta sia il capitano Palagi che Mirko Bertolucci nei confronti di Galoppi, che però non hanno avuto esitazione degli arbitri ad concedere e convalidare il gol. Onestamente non so per qual motivo avessero da protestare
i giocatori bianconeri. Probabilmente non ho visto io qualcosa, però devo dire che Iuliai è stato molto bravo a recuperare la pallina a un metro dal portiere Viareggino e a trafiggerlo. E il Bassano si sta confermando quella squadra, come dicevo, combattiva e orgogliosa, e sta impegnando severamente il Viareggio. Adesso ovviamente c'è in pista anche Gavioli, è uscito Ventura per cercare subito di ritornare in parità, un'azione personale di Capitan Palagi, che poi dà la pallina indietro a Mirko Bertolucci per Palagi, anzi no, era Costa, che era riuscito a girarsi, il suo tiro è stato murato dall'avversario. Il pubblico continua a sostenere la squadra, c'è una pallina indirizzata in avanti da Gavioli, reduce dalla performance con la nazionale Under 23, dove ha conquistato il secondo posto realizzando una tripletta contro la Francia. 1-0 il punteggio a favore del Bassano qua a Viareggio in gara 2 dei quarti di finale dei playoff del campionato di hockey su pista, con la pallina che viene portata in avanti con il Bassano che faceva un po' di ostruzione nei confronti di Gavioli. È stata fatta rettificare la posizione in cui poi la punizione è stata battuta. Mirko Bertolucci per Gavioli, la pallina subito di prima intenzione, ma il portiere Dal Monte è riuscito a neutralizzare. 11 minuti a concludere il primo tempo, interrompe la manovra Galoppi perché sono trascorsi 45 secondi per il Bassano prima di tirare. Gavioli affonda, intanto i supporters del Bassano incoraggiano la loro formazione, va a terra Mirko Bertolucci, giovane l'arbitro dice che è tutto regolare, mentre Mirko aveva mimato da terra che era stato agganciato da un avversario. Gavioli il tiro murato da un avversario, Mirko Bertolucci lotta il centro, cerca ovviamente di recuperare questo svantaggio, la pallina arriva al capitano Nicola Palagi, deve stare calmo comunque il centro giovani calciatori, non farsi prendere dalla frenesia anche se è sotto di un gol. C'è il time out chiesto, anzi no, si continua a giocare, c'è l'avviso del time out probabilmente che viene chiesto nella prossima occasione appena se ne presenterà l'opportunità. C'è ancora una pallina che in qualche modo, eccolo il time out che era stato annunciato da parte del Bassano. Siamo a 9 minuti e 58 secondi dalla conclusione del primo tempo, il centro giovani calciatori è sotto di un gol dal Bassano. Coinvolgiamo anche il collega Giulio Arnolieri, un gol un po' rocambolesco, abbiamo visto le proteste di Palagi e di Mirko Bertolucci nei confronti dell'arbitro Gavioli, perché forse hanno visto qualcosa che noi non abbiamo visto bene da lassù. Ma io ho visto, cioè per quello che ho visto io, mi sembra che sicuramente Giuliassi sia stato favorito da un rimpallo in aria, poi non so onestamente se il rimpallo è stato anche sui pattini o altro. Comunque un Bassano decisamente più intraprendente di quello visto sabato, e il fatto di essere andato in vantaggio sicuramente agevola la squadra di Barbieri, che è molto brava a gestire la palla, lo stiamo vedendo, lo si sapeva anche prima, a maggior ragione adesso, non è una partita facile. Il centro non si deve disunire, non deve chiaramente cadere in qualche provocazione, deve stare calmo perché la partita è lunga. Eh sì, anche perché questa squadra è una squadra che in vantaggio gestisce molto bene. Se gli si lascia troppo spazio ha giocatori che possono anche approfittarne, e insomma già non è facile recuperare una rete, figuriamoci se dovesse ulteriormente. Il Viareggio ha creato delle ottime occasioni, qualche volta ha avuto anche sfortuna perché c'è stato un paio di parate di Dal Monte distinto, diciamo così, però insomma Bassano è, che è una squadra pericolosa, lo si sa dall'inizio del campionato. Grazie Giulio Arnolieri. 9 minuti e 58 secondi alla conclusione del primo tempo. Dopo il time out si riprende a giocare, l'arbitro giovane parla con Leonardo Barozzi, il portiere
del CGC, chiaramente forse sono ancora lì a spiegarsi l'evoluzione del gol. Parla anche Xavi Costa con l'arbitro Galoppi, c'è un dialogo anche in pista tra giocatori e direttori di gara, è una situazione anche molto distensiva ed è bello anche così che ci sia il modo anche per spiegarsi dall'una e dall'altra parte. Gavioli per Val, colpo sicuro, Xavi Costa, un'occasionissima per pareggiare, il tiro da lontano di Mirko Bertolucci, la deviazione del portiere Dalmonte, il centro Angelo con Costa è andato lì ad un passo dall'1-1. È vero, però questa occasione sprecata da Gavioli che ha girato dietro la porta anziché con la racchetta chiuderla, ha tirato di piatto e la pallina ha tagliato completamente la porta senza entrare dietro la linea. Ora c'è questa occasione di Costa, purtroppo, che conclude al lato. Il centro sta reagendo molto bene, ma deve dimostrarsi ancora più efficace, perché bisogna che per chiudere la gara 2 sia decisamente più efficace in fase offensiva, anche perché il Bassano, come state vedendo, reagisce puntualmente. Intanto la partita si accende un pochino, c'è stato Xavi Costa che è stato messo a balaustra in un'azione tutta di velocità proprio lì sotto gli occhi dell'arbitro Galoppi, che ha giudicato tutto regolare, l'occhio è anche fatto di questo modo di contatti fisici, di velocità, e quindi ci possono anche essere questi contatti anche ravvicinati. Il Bassano è arrivato a Viareggio con molta determinazione, d'altra parte è arrivato con un meno uno sulla sua tabella, perché è il centro che aveva vinto la gara 1. C'è ora probabilmente un blu per un giocatore del Bassano, così è il numero 7 Baggio che era entrato in pista, blu per Baggio. Siamo all'8:30, c'è cartellino blu per Baggio e tiro diretto per il centro giovani calciatori, che ha l'opportunità adesso di portarsi in parità. Va Mirko Bertolucci a Bassano nella gara di andata, ha fatto gol. Mirko Bertolucci contro Dalmonte, è una opportunità importantissima per il centro giovani calciatori, che è sotto di un gol con il Bassano. L'arbitro giovani dice a Dalmonte di non muoversi. Mirko Bertolucci pronto per il tiro, 8 minuti e 30 secondi a concludere. Mirko Bertolucci, e c'è la traversa, e c'è la traversa, la traversa, la traversa, quindi occasionissima che il centro giovani calciatori non è riuscito a sfruttare, aveva spiazzato il portiere Angelo e poi la mira non è stata precisa. C'è anche da sottolineare una cosa, perché Mirko Bertolucci prima di muoversi ha guardato l'arbitro, che aveva comunque indicato che poteva effettuarla, ma non se l'aspettava, ha avuto quell'attimo di decisione e ha perso tempo, che conclude poi sfortunatamente sulla traversa, ma ha avuto, gli sono mancati quei secondi per magari trovare la tranquillità per realizzare. Comunque il centro ha preso ancora a premere, ora c'è il tiro di Gavioli deviato, va in pressing Xavi Costa nei confronti di un giocatore del Bassano che perde però la pallina. Montigel, Mirko Bertolucci si fa soffiare la sfera da un intraprendente Giulia che torna indietro per rallentare un attimo il gioco, anche perché sono in tre i giocatori del Bassano in questo frangente e il centro in superiorità numerica. Il Bassano, come era capitato anche sabato scorso, che il centro abbassando era riuscito a gestire bene l'inferiorità numerica, adesso c'è il Bassano che tenta ovviamente di sfruttare questa situazione. Esce Gavioli, entra Rei subito Ventura per cercare proprio di approfittare di questo momento
da adesso dell'uomo in più, il centro giovanile, va debole e c'è il gol di Xavi Costa, e c'è il gol di Xavi Costa per l'1-1 del centro giovani calciatori, 1-1 quando siamo a 6 minuti e 40 secondi dalla conclusione del primo tempo, 1-1, direi Angelo anche meritato. Decisamente meritato, e vorrei sottolineare la precisione e la velocità con cui si sono mossi prima Ventura, poi Monticel, che poi hanno passato a Mirko. Mirko ha tirato, ha respinto dal Monte, ma è stato bravo Xavi Costa a respingere. Un'azione bellissima in velocità, bisogna stare attenti ancora una volta al contropiede del Bassano, portato in questa occasione da Barbieri. Volevo dire, sottolineato come il centro, quando riesce a manovrare in velocità, mette in difficoltà chiaramente la difesa bassanese. Il passaggio di Mirko per Ventura viene intercettato, possibilità di contropiede da parte del Bassano, ma Nando Montigelli in chiave difensiva è davvero sontuoso. Nando è riuscito a fermare Giulia nell'angolino senza commettere fallo, esce Mirko Bertolucci e rientra in pista Davide Gavioli. La freschezza fisica del centro giovani calciatori stasera potrà sicuramente fare la differenza, perché il Bassano gioca senza Canessa e Panizza, che sono infortunati. Va a terra Ray Ventura, siamo a 5 minuti e 37 secondi dalla conclusione del primo tempo e ci sono tutte le carte in regola affinché il centro giovani se ne vada al riposo in vantaggio, perché questo è un momento favorevole alla squadra di Alessandro Bertolucci. Sta premendo notevolmente sull'acceleratore Ray Ventura, tocca la pallina corta Nando Montigella, la pallina in profondità per Xavi Costa, che ci ha messo il sigillo davvero importante. Nando Montigella lateralmente chiama lo schema, arriva in suo aiuto e soccorso Reinaldo Ventura, lateralmente Gavioli, manca, ricordiamo, Samuele Muglia per squalifica, un'assenza pesante. Il pubblico sta trascinando la squadra verso sicuramente la fine di questo primo tempo, 5 minuti scarsi alla sua conclusione, perché ha capito che questo è il momento in cui il centro giovani calciatori può tornare in gol per il suo vantaggio, ma il Bassano è lì ancora dietro la porta di Leonardo Barozzi, un Bassano che non molla, un Bassano determinato come c'era da attenderlo e come l'aveva già dichiarato anche ai nostri microfoni l'allenatore Alessandro Bertolucci proprio alla vigilia di questa partita, che non era facile, non era sicuramente, e lo sta dimostrando ancora una volta questo intervento di Leonardo Barozzi. La pallina sulla respinta di Leonardo, arriva Neves, sono i giocatori del Bassano che manovrano con Batista Neves, torna nuovamente in avanti, 4 minuti alla conclusione, bello il numero, davvero bello il numero da parte di Scuccato, che si è girato al volo, ha tirato ma la pallina si è alzata. Davide Gavioli per Xavi Costa, l'autore del gol del Viareggio per l'1-1, il vantaggio di Giulia per l'1-0 del Bassano. Ancora Gavioli, dietro la porta di Del Monte c'è Costa, Reinaldo Ventura, fraseggiano i giocatori del centro giovani calciatori perché vogliono sicuramente in qualche modo cercare il pertugio giusto per battere Del Monte. La pallina di Gavioli è lì, ancora una volta Del Monte è riuscita a intercettare nel momento giusto, mentre la pallina sembrava andare verso le sue spalle. Viene fermato il gioco, protesta Xavi Costa, richiamato verbalmente dall'arbitro il signor giovane di Eboli, l'altro suo collega è Galoppi di Follonica, gli arbitri al tavolo dei cronometristi Capparelli ed Alessandro del CTA di Viareggio. 3 minuti e 31 secondi alla conclusione del primo tempo, 1-1 tra le due formazioni, gara 2 dei quarti di finale di hockey su pista. Davvero un buon primo tempo con il centro giovani calciatori che si è rialzato subito dallo svantaggio subito da parte degli ospiti veneti di Barbieri. Nando Montigel
Gavioli, attenzione a non perdere la pallina, bello per Nando, ancora un bel intervento da parte di Dal Monte. C'è Costa che aveva subito probabilmente un fallo, l'arbitro Giovine lì. Sono 7 comunque, Angelo, i falli di squadra per il Bassano, 3 per il 100 giovani calciatori, e anche questa può essere, diciamo, un'annotazione da non sottovalutare. Certamente sì, è una chiave di lettura che sta a testimoniare come il Bassano sta essenzialmente difendendosi, lo fa con molta efficacia, ma reagisce sempre bene alle proprie incursioni in avanti verso Barozzi. Lo sta facendo in particolare con Giulià e Barbieri, ma chiaramente il centro deve vincere, e in questi ultimi 7 minuti ha aumentato il ritmo alternando le proprie forze in campo e attaccando con molta incisività. Bravissimo ancora una volta il portiere Dal Monte nel neutralizzare le conclusioni degli attaccanti bianconeri. Vediamo in questi ultimi 3 minuti da giocare nel corso del primo tempo cosa riusciranno a esprimere le due formazioni, che meritano sicuramente un applauso per quello che hanno offerto al pubblico presente qua alla Palla Barzacchi in discreto numero stasera, e si fa anche sentire un pubblico caldo come la squadra voleva per un momento importante della stagione. Il tiro da lontano di Montigel viene intercettato dai giocatori del Bassano che tornano subito in avanti mantenendo il possesso della pallina. 1-1 il risultato a 2 minuti e 38 secondi dalla conclusione del primo tempo in gara 2 dei quarti di finale playoff. 4-2 il punteggio all'andata a favore del centro giovani. Stasera la musica per il momento è diversa, ma lo si sapeva, con il Bassano che fuori casa ha sempre disputato delle buone partite. Il centro deve riuscire a trovare le finalizzazioni delle azioni pericolose che ha costruito nell'arco della gara fino a questo momento, quando manca un minuto scarso al termine del primo tempo. Ventura per Montigel che lascia la pallina al compagno di squadra. Gavioli, forse c'era la possibilità anche di tirare, prova ancora una volta Montigel, ma fanno muro di fronte a Dal Monte due suoi compagni di squadra, Barbieri e Giulia, e la pallina quindi è tornata in avanti nell'area del centro giovani, recuperata da Ventura con Gavioli che tenta di venire in avanti, poi però commette fallo nei confronti di un avversario. Quarto fallo di squadra per il centro, 3-7 scusate per il Bassano. Bassano che termina questa prima fase della partita in possesso della pallina, 50 secondi a concludere il primo tempo. Ancora Bassano che tenta ovviamente di arrivare al termine dei secondi a disposizione per poter tirare prima che l'azione gli venga interrotta dagli arbitri, però il centro giovani calciatori non permette loro di tirare in porta. C'è ora il fischio da parte dell'arbitro perché dopo 45 secondi il Bassano non ha indirizzato la pallina verso Barozzi, quindi il gioco è fermo a 22 secondi dalla conclusione del primo tempo con il punteggio di 1-1 tra centro giovani e Bassano. Montigel chiede a Gavioli di venire indietro, è l'ultima occasione del primo tempo per poter il centro andare in vantaggio. C'è Xavi Costa che
gli viene recuperata la pallina. Siamo a 45, a 4 secondi dalla conclusione del primo tempo, che finisce qui 1-1 tra centro giovani calciatori e Bassano. Il centro Giulio ha recuperato, vediamo nel secondo tempo se il Bassano riuscirà a mantenere questo ritmo sul piano fisico. Sì, anche perché manca un giocatore importante come Panizza, è vero che nel Viareggio manca Muglia, ma insomma è un po' più corta la squadra di Barbieri. Importante sicuramente avere ottenuto il pareggio, c'è da stare attenti perché il Bassano è molto pericoloso, secondo me è più pericoloso che in casa propria in contropiede, però anche il Viareggio di occasione ne ha avute parecchie e in alcuni casi ha avuto anche abbastanza sfortuna, quindi mi pare che ci siano le premesse per un buon secondo tempo del Viareggio, specialmente avendo rimesso in parità la partita. Grazie Giulio, 1-1 quindi il parziale, ricordo il gol del vantaggio di Julial 13-20, il pareggio di Xavi Costa 6-40, è tutto per il momento, linea della regia, risentirci per il secondo tempo, grazie. Arriva dal mare più forte dell'impeccio, come rampiche di vento, questo cuore bianco nero, batte forte, pazzo per il centro. Arriva dal mare più forte dell'impeccio, come rampiche di vento, questo cuore bianco nero, batte forte, pazzo per il centro. Cari amici, un cordiale buonasera da Rovere Lepore, Vincenzo Calvanese e Angelo Cupisti dal Pala Barzacchi di Viareggio, dove sta per prendere il via il secondo tempo di centro giovani calciatori Bassano, gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto, a beneficio di coloro che si pongano all'ascolto con noi in questo istante. Il parziale del primo tempo è di 1-1, gol del vantaggio di Giulia al 13-20, il pareggio dei bianconeri con Xavi Costa, con una punizione non sfruttata dal centro giovani con la traversa che è stata colpita da Mirko Bertolucci, pallina che è andata alta nell'angolo della porta difesa dal portiere Dal Monte, che è stato protagonista nel primo tempo di alcuni buoni interventi, come pure anche il portiere del centro giovani calciatori Leonardo Barozzi. È in possesso della pallina adesso la squadra del Bassano con Batista Neves, che si gira, sbaglia però, mira nella sua conclusione verso la porta difesa da Leonardo Barozzi. Capitan Palagi è tornato in pista nell'inizio di questo secondo tempo insieme a Ventura. Mirko Bertolucci con Montigel, che fa un po' il guastatore in mezzo all'area, togliendo la visuale al portiere Dal Monte. Mirko Bertolucci parte da lontano, poi dà la pallina subito a Capitan Palagi. Ventura, il tiro da fuori, la deviazione non potente da parte di Montigel, è stata smorzata la pallina dalla racchetta di un avversario. Il Bassano è venuto a Viareggio per recuperare il 4-2 dell'andata e è partito subito alla grande, creando qualche difficoltà anche inaspettata ai bianconeri di Alessandro Bertolucci. Angelo, Volevo richiamare l'attenzione degli sportivi sulla posizione di Nando Monticelli in questi primi minuti. Nando Monticelli, che in questo momento ha impegnato severamente il portiere Dal Monte, il difensore bianconero nei primi minuti si è posizionato molto spesso davanti al portiere Dal Monte, come l'ha fatto in questo momento, proprio come ultimo uomo della formazione bianconera. In questo momento c'è stato una richiesta di fallo da parte di Mirko Bertolucci, ma Galoppi ha negato il fallo indicandolo chiaramente. Il ritmo è
nuovamente abbastanza elevato come lo è stato quello del primo tempo, anche all'inizio proprio della ripresa. Tanto questi mitici supporters del Bassano, questi 8 che sono arrivati qua, si fanno sentire proprio nell'inizio della seconda frazione di gioco, mentre a Bassano sabato erano 50 i tifosi bianconeri, che stasera stanno facendo davvero un bel tifo, specialmente il gruppo autonomo dietro la porta adesso di Leonardo Barozzi. Montigel, il centro, va in pressing con il capitano Nicola Paragi, che ha recuperato una buona pallina, la dà indietro a Mirko Bertolucci. Nando Montigel, presente anche l'allenatore della nazionale Massimo Mariotti sulle gradinate del Palabarzacchi. Ventura, buono il suo recupero, c'è l'intervento dell'arbitro che ha visto una irregolarità nel giocatore del Bassano. Mirko Bertolucci, 7 falli di squadra per il Bassano, 4 per il centro giovani. Adesso il centro ha rallentato un attimo il ritmo del gioco, il tiro di Mirko Bertolucci viene respinto e ora per poco non veniva superato Montigel, che è stato davvero molto bravo, va a cercare l'angolino alto Mirko Bertolucci, c'è il portiere Dal Monte che ha un contatto su di lui, c'è una bella replica da parte di Barozzi su Neves, che si era alzato la pallina, non è riuscito a schiacciarla. Intanto esce Montigel ed entra Gavioli. Il centro è alle prese sempre con il problema al ginocchio di Nando, che anche se chiaramente stringe i denti, va gestito bene da parte dell'allenatore Alessandro Bertolucci. Un centro a cui manca Samuele Muglia, perché in una partita come questa avere un cambio in più anche in fase offensiva, Angelo, poteva sicuramente essere importante, anche se non dimentichiamo che mancano Panizza e Canesso nel Bassano. Certamente, l'abbiamo detto all'inizio, come a Barbieri abbia manchino Panizza e Canesso, ma al centro manca anche Samuele Muglia, che è il secondo miglior realizzatore del team bianconero, e con i suoi gol, le sue azioni, le sue improvvisate riesce sempre a mettere in difficoltà i portieri, la retroguardia avversaria. Avete visto comunque il Bassano come qualche istante fa ha reagito prontamente, sono molto pericolosi. Qualche istante fa c'è stata anche un'azione di Neves che si è liberato molto bene del difensore e si è presentato altrettanto bene davanti a Barozzi, ma ha concluso di poco al lato. Veramente un giocatore interessante, e come interessante resta la squadra di Massimo Barbieri. Il centro comunque deve avere pazienza, non deve scoprirsi per irrimediabilmente poi subire magari un altro gol, quindi può avere la possibilità di gestire il tempo a sua disposizione. C'è ora il termine del possesso della pallina da parte del Bassano, che non ha tirato, e quindi riparte il centro con Gavioli. Mirko Bertolucci si volta, capitan Paragi, e ancora un miracolo del portiere Dal Monte. Era stato davvero molto bravo Nicola a stoppare la pallina, a girarsi di prima attenzione, un gesto da attaccante puro, ma dietro di sé ha avuto l'attento Mauro Dal Monte, portiere del Bassano. E c'è ora una pallina che si alza, però va sull'esterno della rete, della porta, difesa da Barozzi. Ventura, siamo intanto all'ottavo fallo per la squadra veneta,
pallina sbagliata da parte di Neves per Barbieri. Mirko Bertolucci parte dalla propria difesa, disturbato, va al tiro, si alza la pallina, nessuno dei compagni lo aveva accompagnato nell'azione offensiva. Recupera la palla però il Bassano, che sta davvero giocando bene, ottimo questo numero da parte di Giulia. Angelo, questo Bassano sta davvero giocando bene. Sta giocando molto bene, si sta rendendo pericoloso, in particolare con Giulia, che è uno dei migliori giocatori della formazione giallorossa. Una partita intensa, veloce, con ricchi capovolgimenti di fronte, aperta a qualsiasi risultato. Una pallina che era finita in tribuna è ritornata subito in pista. Intanto in pista è tornato anche Xavi Costa, l'autore del gol del pareggio per il Centro Giovani Calciatori, che era sotto proprio dalla rete realizzata da Giulia. Giocatori del Bassano sono dietro la porta di Barozzi. C'è l'intervento del portiere, giudicato irregolare da parte dell'arbitro Galoppi, e viene quindi ripreso il gioco con l'ingaggio a due dei giocatori del Bassano nell'angolino ai lati della porta di Leonardo Barozzi. Il centro adesso vuol controllare la situazione, recupera la pallina nella sua area. Ventura, serve Costa per Gavioli, che non è riuscito nella deviazione proprio per un non nulla. A volte bastano proprio attimi che possono essere vincenti o non. In questo caso non è riuscito il giovanissimo Davide Gavioli a toccare la pallina, che è tornata in possesso del Bassano con Barbieri, che la perde però, e riparte Gavioli per Ventura. Viene incontro il capitano Nicola Paragi, è il centro che vuole adesso tentare la via della rete verso Dalmonte, però si chiudono bene i giocatori di Massimo Barbieri, una squadra che è venuta qua ordinata a svolgere il suo gioco in modo efficace. Bella l'intercettazione di Capitan Paragi, che conquista una pallina in fase difensiva, ne torna subito in attacco, tira a Costa, poi c'è l'intervento falloso nei suoi confronti e c'è una pallina di Gavioli che va di pochissimo al lato su assist subito veloce di Costa. Il tiro da fuori di Paragi, la respinta dalla balaustra, è ripresa dai giocatori del Bassano, che tornano subito nella metà pista del Centro Giovani. C'è un richiamo da parte dell'arbitro Galoppi a capitan Nicola Paragi, che probabilmente ha controllato in modo falloso il numero 74 Neves, però non è stato assegnato il fallo di squadra al Centro Giovani, quindi è stato probabilmente solo un richiamo per il capitano bianconero. Il centro anche lui è molto attento in fase difensiva, come lo è il Bassano, due squadre che si sono studiate sicuramente. Ora va a terra Costa e c'è il blu per Giulia. Qui dobbiamo dire che è stato bravo Xavi a cercare questo fallo di Giulia. Ora però l'occasione va sfruttata, Angelo, alla grande. Sì, però Giulia è stato molto ingenuo, perché il fallo c'è stato tutto e inutile che protesti, cioè ha cercato di strappare la racchetta dai pattini di Costa, che è caduto e ha provocato questa punizione e questo tiro diretto che ora batte Rinaldo Ventura. Vediamo adesso se Ventura riuscirà a sfruttare questa possibilità
che il centro ha per andare in vantaggio. Renaldo Ventura contro Dal Monte, e c'è il gol di Rei Ventura! Ancora lui con questi tiri da fermo ha realizzato questo gol del vantaggio del centro giovani calciatori. Sì, Rei Ventura, il centro va in vantaggio nel momento giusto della partita con una punizione davvero molto molto bella da parte dello specialista Rei Renaldo Ventura. Angelo, Ventura è stato alla fine della stagione regolare il miglior realizzatore del centro giovani con 31 reti, e con questa seconda rete questa sera si conferma un giocatore incredibilmente grande, un campione, un fuoriclasse che non lo scopriamo noi certamente, e che può far girare la partita in favore del centro giovani calciatori. Seguiamo adesso l'evolversi della contesa che vede il centro giovani calciatori in vantaggio per la prima volta stasera qui al Palabarzacchi, perché era passato sotto proprio dal gol di Giulia nel primo tempo al 13:20. C'è adesso fallo di pattino forse di Xavi Costa, così è, e quindi l'azione è stata interrotta dall'arbitro Galoppi di Follonica. Centro giovani calciatori in vantaggio 2-1 qui al Palabarzacchi in gara 2 contro il Barzano dei quarti di finale di hockey su pista. Con ora adesso vediamo la reazione, quale sarà della formazione di Massimo Barbieri, che non molla, si fa ancora una volta pericolosa in avanti per cercare di tirare. C'è l'intervento di Gavioli che sembrava regolare ma non per il direttore di gara, che assegna il quinto fallo di squadra al centro giovani calciatori. 8 sono quelli del Bassano. Mancano 13 minuti e 52 secondi alla conclusione della partita. Ricordiamo l'assenza di Muglia nel centro giovani calciatori, quelle di Panizza e di Canesso nelle file del Bassano. È andato debole alla conclusione il numero 74 Neves, ma ha fatto troppo da solo questo giocatore nell'area del centro, Angelo. Neves però era riuscito molto bene a liberarsi di tutti i giocatori, ha tirato di piatto, forse se l'alzava leggermente avrebbe avuto maggiore chance. Un giocatore anche lui molto bravo. Bassano che riviene in avanti, il rullo dei tamburi che scandisce il ritmo della partita, il centro giovani che adesso sta controllando la situazione. Questi giocatori di Massimo Barbieri sono davvero bravi, il Bassano sta disputando una buona partita qui al Palabarzacchi. Xavi Costa prende la pallina, la dà al suo capitano, la dà a Gavioli, e c'è una pallina che voleva essere spinta in mezzo proprio lì all'area della porta. Va a terra un giocatore del Bassano, c'è Montigel che è andato in contatto con Neves. Sesto fallo di squadra per i bianconeri. Calma ragazzi, calma. Siamo a 12 minuti e 47 secondi dalla conclusione della partita. Il centro è in vantaggio 2-1 con il Bassano in gara 2. A Bassano sabato i bianconeri hanno vinto per 4-2. 8 i falli di squadra per il Bassano, 6 per il centro. Xavi Costa viene fuori prepotentemente dalla sua area. È andato al tiro, respinto da Dal Monte. Gavioli per Montigel, ancora Gavioli. Capitan Palagi pronto ad entrare in pista. Mirko, esce proprio Nicola. Gira la squadra, l'allenatore Alessandro Bertolucci. Gavioli controlla la pallina molto bene sul pressing di due giocatori. Non fare fallo. Glielo stavo per dire, non fare fallo, e lui ha toccato l'avversario che stava andando via. Viene richiamato giustamente da Montigel. Attenzione perché è andato vicino al blu. È andato vicino al blu Davide Gavioli.
è andato vicino al blu, deve fare attenzione, non deve cadere in queste ingenuità, perché il centro sta vincendo 2-1. Angelo, bisogna stare calmi. Bisogna stare calmi, non farsi nervosire, non rovinare una partita con un episodio fino a se stesso che non ha ragione di essere magari. Il centro sta giocando bene, il Bassano altrettanto. L'importante è mantenersi calmi in una partita che si decide, penso, su episodi. E questo siamo d'accordo, l'episodio per il momento vede favorevole il centro giovani calciatori con la punizione trasformata da Renaldo Ventura. Per poco Mirko Bertolucci stava sul pressing dell'avversario, perdere la pallina proprio a pochi passi da Barozzi, poi è stato bravo a recuperarsela subito. Xavi Costa scambia con Nando Montigel la pallina di ritorno, veloce, ora siamo a 7 falli di squadra per il centro, 8 per il Bassano. Il centro si è avvicinato negativamente in questo senso al Bassano sui falli di squadra. 2-1, ribadisco il vantaggio a favore dei bianconeri, 11 minuti alla conclusione della partita, quindi va gestito questo prezioso minimo vantaggio che è stato conquistato con il tiro diretto trasformato da Reinaldo Ventura. Manovrano i veneti di Barbieri con il figlio Barbieri, giocatore che ha scambiato con Neves, tira da lontano, la respinta a mano aperta da parte di Leonardo Barozzi, la pallina ancora al Bassano, il pubblico sta incitando i giocatori bianconeri, il tiro da fuori, il gruppo autonomo si fa sentire davvero alla grande, la pallina in avanti di Gavioli per Bertolucci, Nando Montigel lateralmente, Costa viene a dare una mano come sempre anche in fase difensiva, Gavioli tenta di voltarsi, ci riesce pur prestato dall'avversario, fa un bel gioco e c'è rigore, grande è stato Davide Gavioli, rigore e c'è anche l'ammonizione, c'è il blu al portiere Dal Monte, blu al portiere Dal Monte per il fallo su Gavioli, blu a Dal Monte il portiere da parte dell'arbitro Galoppi perché ha fatto fallo su Gavioli quando siamo al decimo del secondo tempo. Protesta la panchina del Bassano, vediamo che ora c'è la entra in porta Merlo, entra in porta Merlo con la maglia numero 30, protestano i giocatori del Bassano nei confronti dell'arbitro Galoppi di Follonica che era lì, ha visto l'aggancio del portiere Dal Monte, anche il nostro operatore Vincenzo Calvanese lo ha immortalato, quindi è un momento importante della partita. Siamo a 10 minuti dalla conclusione della gara, tiro diretto da parte di Ventura quando siamo a 10 minuti dalla conclusione della partita, c'è Ventura che va alla conclusione di questo tiro diretto, anzi no, del rigore, questo è rigore Ventura contro Merlo. Siamo a 10 minuti esatti, tondi dalla conclusione della partita. Reinaldo Rei Ventura contro il portiere Davide Merlo è entrato ora, gol! E siamo a 3. 3-1. 3-1 di Reinaldo Ventura. Non sbaglia dal tiro del dischetto ed è il 3-1 a favore del centro giovani calciatori con tutto il pubblico in piedi.
che incita la squadra. Ventura ha fatto davvero la differenza fino a questo momento, Angelo. Il campione è quello, ha fatto la differenza, come hai detto Roy, ha realizzato con grande efficacia le due opportunità. Ora il centro però deve stare molto attento a respingere il forcing che chiaramente farà il Bassano, a non cadere in certe forme di nervosismo e portare a casa questa qualificazione che credo sia meritata. L'esperienza, la classe tecnica superiore da parte della formazione bianconera è venuta fuori nel momento giusto della partita, che però, cari amici, non è finita. E qua il pubblico si fa sentire, questo è il palazzetto che tutti conoscono. E ora chiaramente questo è il pubblico del Palabarzacchi, che in sottofondo sta davvero trascinando la squadra nel momento in cui sta vincendo 3-1 qui, quando mancano 9 minuti e 5 secondi dalla conclusione della partita. Questa doppietta di Reinaldo Ventura è davvero molto importante. 8 falli di squadra per il centro, 8 falli di squadra per il Bassano. Qua bisogna fare attenzione però per non dare la possibilità alla formazione veneta di ritornare in partita. È chiaro che questa decisione, Angelo, dell'arbitro Galoppi farà discutere molto sulla sponda del Bassano. Era lì però ad un passo, ha visto l'aggancio del portiere Dal Monte per Gavioli e c'è stata questa espulsione, c'è stata la protesta e lì freddo Ventura a realizzare. C'è Xavi Costa che ha subito una contusione, va a terra anche Barbieri. Dicevo, questa è una decisione che probabilmente nel dopo partita farà anche discutere. Penso di sì, abbiamo già visto qualche segnale qualche istante fa con le proteste di tutta la panchina giallorossa. Devo anche dire che bisogna stare attenti, perché qualche istante ci sono stati due episodi che non mi sono sembrati giustamente segnalati dagli arbitri, che ora magari in questa fase in bellissima. È stato fortunato Barozzi, perché Monticelli si è trovato sul tiro dell'attaccante bassanese. Stavo sottolineando come il Bassano possa reagire e lo sta dimostrando molto bene, e noi non dobbiamo cadere in certi episodi magari di falli arbitrali, di sanzioni arbitrali che non arrivano. Intanto il centro ha sfiorato il quarto gol, mentre Angelo raccontava chiaramente questi episodi importanti proprio con Mirko Bertolucci al termine di un'azione tutta in velocità con Xavi Costa, quando, come diceva Angelo, nel corso del primo tempo il centro giovani accelera, chiaramente mette in difficoltà la formazione del Bassano. Ci spostiamo ancora sulla postazione per coinvolgere Giulio Arnolieri. Come dicevo con Angelo, questa decisione di Galoppi forse nel clan del Bassano farà discutere su questa espulsione di Dal Monte, ma lui era lì ad un passo, probabilmente ha visto o forse ha sentito, chi lo sa. Vabbè, insomma, a parte quello, una volta ottenuto il doppio vantaggio, e del resto l'importanza dei tiri diretti, rigori nell'occhio di ora è fondamentale. Quante volte il Viareggio ha perso per non averli saputi sfruttare? Se questa sera riuscirà a vincere sarà così una compensazione per quelle altre volte. Chiaro, avere un giocatore come Ventura, che è uno specialista in questo tipo di tiri, è importante, però il Viareggio se l'è costruito a questo vantaggio. Ora deve stare attento a non concedere troppo al Bassano, un Bassano che non ha, secondo me, almeno in teoria, la capacità per insistere più di tanto in un gioco molto dispendioso come è quello in pressing che sta facendo. Quindi il Viareggio deve cercare di ragionare e di sfruttare gli spazi che ci sono, perché indubbiamente con il Bassano che gioca a uomo in grande pressione sul portatore di palla e non solo, c'è più possibilità, come abbiamo visto prima con Mirko Bertolucci, su cui ha fatto un miracolo Merlo, di poter andare al tiro. Però a questo punto, insomma, a 7 minuti dalla fine, il Viareggio deve assolutamente portarla a casa questa vittoria, chiudere il conto, perché il doppio vantaggio è molto importante. Grazie Giulio. Ovviamente la partita è ancora aperta. Gavioli il suo lo sta facendo alla grande anche stasera, non ha segnato però ha lasciato il segno
in questa gara 2 dei quarti di finale playoff qui al Palabarzacchi, con una prestazione davvero come voleva e come aveva chiesto l'allenatore Alessandro Bertolucci, di chiudere subito i conti in questa gara 2 per poi pensare ovviamente alla partita numero 1 della semifinale con il Lodi. E c'è intanto un palo colpito clamorosamente da fuori a 6 minuti dalla conclusione della partita, che non è chiusa, lo sto dicendo già da diverso tempo. Bisogna ragionare, bisogna stare calmi, bisogna portare a casa questa vittoria preziosissima. Montigel per Xavi Costa, ancora pallina ai bianconeri con il capitano Nicola Palagi, che la controlla su pressing dietro la porta di Barozzi, in avanti a Montigel. Intanto c'è la squadra bianconera che fa girare la pallina, il portiere Barozzi, esce Merlo che neutralizza, ancora però l'iniziativa ai bianconeri, va a terra il capitano Grande che porta probabilmente a 9 i falli per la squadra del Bassano. Non si accende ancora il numero 9, eccolo che si accende, nono fallo per il Bassano, con il capitano ancora una volta Nicola Palagi che controlla la pallina. Ultimi minuti importanti di questi 5 minuti prima della fine di questa partita, davvero stata molto bella. Chi la seguita in diretta con noi ha goduto sicuramente tanto qui dalle tribune del Palabarzacchi, chi è a casa se la guarderà comodamente seduto per vivere ancora una volta queste emozioni e poi prepararsi mentalmente per iniziare questa grande avventura di 5 semifinali. Ma c'è però il gol, ma c'è la rete di Giulia, quando siamo a 4 minuti e 51 secondi dalla conclusione della partita. Siamo sul 3-2, siamo sul 3-2. Giulia, che aveva realizzato un gol anche nel primo tempo, quello che aveva portato in vantaggio il Bassano, ha segnato ora, a testimonianza, Angelo, di quello che stiamo dicendo ormai da tanto tempo, che questa è una partita che sarà in bilico fino in fondo. Hai perfettamente ragione, Roy, l'avevo detto anche prima che bisogna stare attenti alla reazione di questi giocatori del Bassano, perché sono in gamba, sono orgogliosi, sono combattivi, lottano fino alla fine e noi non dobbiamo farci, noi nel senso del centro giovani calciatori, non si deve far sorprendere. Purtroppo in questa occasione Barbieri, che è stato il giocatore che ha tirato, che ha consumato fuori aria, lo ha fatto molto irriverentemente e Giulia è stato bravissimo a deviare. Intanto il centro viene nuovamente in avanti con Palagi, con Gavioli, la squadra del Bassano è a 9 falli, il centro giovani calciatori a 8, può sicuramente essere importante nel computo finale di questo risultato anche sfruttare l'eventuale decimo fallo per andare a un altro tiro diretto. Due sono stati trasformati da Reinaldo Ventura, uno no, da Bertolucci che ha colpito la traversa. Costa, Gavioli, il centro però adesso vuol tentare di andare in gol con Gavioli, non ci è riuscito, 3 minuti alla conclusione della gara con il centro giovani calciatori che è in vantaggio per 3-2. Adesso il centro deve stare calmo, deve non scoprirsi, deve portare a casa questa vittoria. Mantiene il possesso della pallina Barbieri, il Bassano fino in fondo sta cercando di mettere in difficoltà il centro, bravo Nicola Palagi, si è liberato bene, ha dato subito a Montigella, esce Palagi ed entra Mirko Bertolucci per la gestione chiaramente della pallina.
in un momento topico della gara. Mirko Bertolucci, ecco il gol, ecco il gol, ma che 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 gol, Mirko Bertolucci, ma che gol, ma che gol, ma che gol, ma che gol, cari amici, ma che gol questo Mirko Bertolucci. Ha fatto un gol incredibilmente bello, di quelli che siamo abituati a vedere, perché Mirko sta segnando da campione, lo fa con una semplicità, con dei tocchi di classe che incantano. Giustissimo il meritato l'applauso lunghissimo che gli ha dato il pubblico viareggino, che si appresta a festeggiare l'ingresso del centro giovani calciatori in semifinale. Sarebbe la quarta volta consecutiva che il centro giovani calciatori accede alle semifinali nelle ultime quattro stagioni. Intanto il pubblico qua del Palabarzacchi è in delirio, sicuramente anche tutti coloro anche che stanno seguendo in diretta, in streaming su Lega Hockey, avranno sicuramente applaudito questo gesto tecnico di Mirko Bertolucci, perché chiaramente questo è un gesto di un campione, un gesto che noi abbiamo avuto la fortuna ancora una volta di vederlo qua in prima persona, testimoni di un altro numero davvero sontuoso di Mirko Bertolucci, cresciuto nel vivaio del Centro Giovani Calciatori con il grande maestro che è stato Creso Baccherotti, che ha forgiato tantissimi di questi ragazzi, tantissimi di questi campioni che poi sono andati in giro per l'Italia e per il mondo a vincere grazie a questi suoi insegnamenti. Siamo ormai al decimo fallo per il Bassano, a 2 minuti e 19 secondi dalla conclusione di questa partita, e va Mirko Bertolucci a tirare 2 e 19 alla fine della gara. Mirko Bertolucci, tiro diretto. Il punteggio è di 4 a 2 per il Centro Giovani Calciatori, lo stesso punteggio dell'andata. Mirko Bertolucci contro il portiere Merlo, che cerca di innervosire un po'. Ora è ritornato dal monte. È ritornato dal monte con il numero 18 e c'è il gol di Mirko Bertolucci. E c'è il gol di Mirko Bertolucci per il 5 a 2. Per il 5 a 2 e c'è tutto il Palabarzacchi che se lo gode. Mirko Bertolucci, tutti in piedi per lui, tutti in piedi per lui, per Mirko Bertolucci, per questo campione che ancora una volta è stato davvero micidiale. Angelo, stasera abbiamo visto un grande hockey. Abbiamo visto un grande hockey, una grande partita. Onore al merito al Bassano, che si è comportato molto bene lottando fino in fondo. Io credo che la classe dei nostri campioni del Centro Giovani Calciatori abbia fatto la differenza. L'abbiamo visto con Reinaldo Ventura e l'abbiamo visto ora con queste due splendide realizzazioni di Mirko Bertolucci. Benissimo, siamo ormai a 2 minuti e 03 secondi per il quarto anno. Il Centro Giovani Calciatori conquista la semifinale dei playoff e questo sicuramente è un risultato che c'è, un risultato che chiaramente non fa una grinza. Quarta semifinale conquistata dal centro, sono i fatti quelli che parlano, il lavoro che premia questo gruppo che da quest'estate ha iniziato a lavorare sodo, e non è ancora finita, cari amici. E non è ancora finita, cari amici, questa bella avventura che inizierà. E guardate che numero stava per compiere ancora. Mirko Bertolucci voleva regalare ancora una chicca a noi che siamo qui a vedercela in prima persona. 1 minuto e 20 secondi alla conclusione della gara. Anche Vincenzo Calvanese alle riprese stasera vi ha regalato grandi emozioni, perché ha vissuto con noi
questa serata davvero che resterà in una delle meraviglie dell'Hockey Viareggino, perché stasera, grazie anche alla prestazione del Bassano, che uscirà chiaramente tra gli applausi dello sportivissimo pubblico viareggino, è stata una bella occasione. Il presidente Alessandro Palagi carica, vedete lì al ridosso della panchina viareggina, il popolo bianconero si è tolto il suo cappello e lui gode insieme a tutti i suoi aficionados e insieme ai suoi ragazzi in pista, che stasera, caro Vincenzo e cari amici che siete a seguire queste grandi emozioni, hanno regalato un grande hockey, una grande vittoria. Viene accompagnata fino in fondo la squadra con questo pubblico davvero tutti in piedi. Siamo a 12 secondi, 11, 10, 8, 6, 5, 4, 3. Il centro giovani calciatori esce davvero vittorioso da questo quarto di finale. Scudetto finisce qui, finisce qui, finisce qui, finisce qui. Grandi, 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 grandi ragazzi, davvero una grande serata, una grande emozione. Questo 5-2, davvero micidiale, e sentite questo come un coriandolo di Egistino Olivi accompagna il finale di questa partita. Grandi emozioni, primo tempo 1-1, con il Bassano che va in vantaggio con Giulia al 13-20, il pareggio di Costa al 6-40, dopo che in precedenza c'era stata una punizione non sfruttata da Mirko Bertolucci, che aveva colpito la traversa. Nella ripresa Ventura con tiro diretto porta il centro in vantaggio sul 2-1, e ancora Ventura su rigore porta in gol la squadra viareggina per il 3-1. Poi Giulia va a corcia le distanze 3-2, ma poi Mirko Bertolucci con un numero davvero dei suoi, appena entrato da un cambio ha dribblato 3-4 avversari e ha fatto secco il portiere del Bassano, e poi ancora lui su punizione e tiro diretto ha realizzato il quinto gol, quello del definitivo 5-2. E adesso il centro giovani calciatori, sentite, accompagnato anche dal coro del pubblico viareggino con Come un coriandolo, nota canzone del carnevale viareggino cantata da Egistino Olivi e scritta da Gianluca Cucchiar, accompagna la squadra negli spogliatoi. Ovviamente Renato Ventura è stato il trascinatore insieme a tutta la squadra, che ha voluto fortissimamente questa vittoria, voleva chiudere la pratica 2 subito di questi quarti di finale di playoff con il Bassano. L'applauso anche degli 8 davvero tifosi arrivati da Bassano, la loro formazione che li ha accompagnati, e loro giustamente li vanno a salutare, perché anche il Bassano esce con gli applausi del pubblico viareggino, come avevo anticipato, perché sapevo che il pubblico avrebbe regalato sicuramente quello che il Bassano ha meritato nelle due partite, uscire tra gli applausi. E adesso la squadra bianconera sicuramente andrà sotto la curva del gruppo autonomo e poi salterà insieme a tutti i tifosi del centro giovani calciatori per questa davvero serata che è stata un'apoteosi. Davvero una bella vittoria, davvero un bello spot per l'hockey su pista, e noi che abbiamo avuto la fortuna di potervelo raccontare in diretta attraverso lo streaming di Lega Hockey e poi attraverso le nostre immagini su Noi TV Versilia, grazie ovviamente alla produzione della nostra emittente che ancora una volta ha acquisito i diritti per il centro giovani calciatori, con le immagini ovviamente di Vincenzo Calvanese e tutto il gruppo che lavora con noi da quest'estate, da quando abbiamo iniziato anche noi questa avventura a fianco del centro giovani calciatori. Abbiamo davvero gioito, abbiamo goduto, lasciatecelo dire, davvero stasera, perché abbiamo visto una bella partita giocata contro una squadra forte come il Bassano, e quindi è una vittoria che ha davvero più ancora valore, quella acquisita dal centro giovani calciatori, che in gara 1 ha vinto 4-2, in gara 2 ha vinto per 5-2, e adesso si prepara per queste 5 davvero stupende
occasioni delle semifinali per poter regalare ancora grandi emozioni a tutto il popolo bianconero. Da Roy Lepore, Vincenzo Calvanese e Angelo Cupisti è tutto, vi ringraziamo come sempre per la vostra cortese attenzione, siete in tanti che ci seguite, e un saluto anche a tutti gli amici di Lega Hockey. Arriva dal mare più forte dell'impeccio, come rampiche di vento, questo cuore bianco nero, batte forte, pazzo per il centro.